Una sconfitta, quella subita ieri dal Rocella contro il Nola, che brucia e che, oltre a rendere ancora più in salita il cammino verso la salvezza del Rocella, complicherà pure le prossime gare del team, visto che contro i campani la squadra di Galati, che al 42esimo della ripresa vinceva grazie al rigore realizzato da Malerba al 20esimo, pur essendo in inferiorità numerica, ha poi finito addirittura in 9, per cui nel prossimo turno contro il Giuliano il trainer reggino dovrà fare a meno dell'attaccante Coris e del difensore Coluccio. Il Nola ha infatti pareggiato all'88esimo con Serrano sugli sviluppi di un corner. Al 93esimo, con il Rocella ormai rintanato nella propria area difensiva, il tappin vincente di Gilberto dopo una provvidenziale respinta del portiere. Il KO, per come si è verificato, ha mandato su tutte le furie la società ionica, a dir poco imbufalita per l'ennesima e controversa direzione arbitrale.
Coris ha fatto un qualcosa che non doveva fare, come dicevi tu, per l'esperienza e per quello che rappresenta per il Roccella Calcio, un giocatore fondamentale che ha fatto un gesto di reazione da criticare aspramente. Naturalmente la società prenderà i giusti provvedimenti nei confronti del giocatore, quindi naturalmente qua chiudiamo l'episodio, nel senso che poi, come è giusto, la società, ripeto, verrà cosa fare nei confronti del giocatore che ci ha danneggiato oggi. Però permettimi di dirmi due cose, una, io ho detto alla mia società, poi deciderà la società stessa, di ritirare la squadra. Perché per l'ennesima volta, lo voglio ripetere, la terna arbitrale è stata scandalosa, schifosamente parziale. Ancora una volta ripeto che ai signori di Roma, e lo dico perché già l'ho detto e lo ripeto, sono probabilmente monotono, però non me ne frega nulla, se i signori di Roma hanno deciso che il Roccella Calcio debba scendere per problematiche loro, ce lo dicono chiaramente, così la società che sta facendo sacrifici immani per pagare due campionati tranquillamente si tira fuori. Io ripeto e lo ripeterò anche stasera nella riunione che verrà fatta ai miei dirigenti, di ritirare la squadra, perché questo è uno schifo, sottolineo schifo se qualcuno non riuscisse a capire la parola, perché per l'ennesima volta vorrei poi che si vedessero le immagini sullo 0-0 dei due rigori netti, e lo ripeto perché sono convinto di quello che dico, due rigori netti non dati, poi l'ammonizione di Andrea Coluccio che era uscito fuori e l'arbitro ha aspettato oltre i 5 minuti prima di farlo rientrare. Alla fine è entrato Coluccio, è stato ammonito e poi è stato un altro giocatore espulso. Noi abbiamo giocato per oltre mezz'ora 9 contro 11. Allora ripeto ancora una volta, se a Roma hanno deciso, come io ormai non sono un complottista, però ormai sono convinto che hanno deciso di affossare il Roccella, secondo me la cosa migliore, visto che questi signori sono profumatamente pagati, di ritirare la squadra, così il Roccella risparmierà soldi, la società, ripeto, che fa sacrifici in mani, si risparmierà qualche euro, i tifosi che vanno in trasferta o vengono domenicalmente a sostenere i colori amaranto rimarranno a casa, così non ritorneranno con il fegato rovinato, perché ancora una volta, lo voglio dire ancora una volta per essere chiaro, sono schifosamente parziali nel voler affondare Roccella, così non ci sono dubbi sulle parole che ho detto. Allora, come giudico la squadra? Bisogna sottolineare una cosa, probabilmente qualcuno non si sarà accorto. Il Roccella oggi per problemi di squalifiche e di infortuni è dovuto scendere in campo giocando con la difesa a 4. Siccome è tutto il campionato che i ragazzi giocano con la difesa a 3, sapevamo che un po' di difficoltà in questo nuovo modulo ci poteva essere. Sicuramente bisogna elogiare i ragazzi che anche 9, come dicevi tu, hanno dato l'anima fino alla fine, almeno un punto lo meritavano. Ripeto, il Roccella ha fatto una buona partita, ha avuto pure la nostra squadra occasioni importanti, non siamo stati bravi a sbloccarla. Poi, ripeto, gli episodi, già sullo 0-0, ripeto, o rigore, quando non viene concesso un rigore, no? Sappiamo tutti che nel calcio un episodio può condizionare una partita. Se non viene dato un rigore netto sullo 0-0, se non viene dato un altro rigore netto sullo 0-0, è normale che tu innervosisci la situazione, ripeto, e con questo non voglio giustificare Coris, anzi che va punito. Va punito dalla società perché ha fatto un gesto che non doveva fare lasciando i compagni in 10. Però ripeto, se la terna arbitrale anche oggi, questa è l'11ª partita, perché ripeto ci sono le immagini dove per l'11ª partita la terna arbitrale ha voluto fare la protagonista, ma sempre a danno del Roccella, cioè poi di altro possiamo parlare quanto vogliamo, ci prendiamo le nostre colpe sia a livello tecnico sia a livello, ripeto, del gesto del nostro centravanti, ma se qua si parte sempre
con noi che veniamo danneggiati, è inutile poi parlare, perché alla fine si rischia di passare in secondo piano quello che invece deve essere sottolineato, quello che le terne arbitrali domenicalmente fanno in danno del Roccella. Questo, ripeto ancora una volta, non è vittimismo, è realismo, perché ormai ci siamo rotti le scatole ed io, ripeto ancora una volta, spero che la mia società accolga il mio invito di ritirare la squadra dal campionato, perché non c'è motivo che Roccella Calcio continui ad andare in giro per il sud Italia e ad essere preso in giro i miei dirigenti che mettono soldi e i tifosi del Roccella stessa e la squadra stessa, perché ormai è stato designato da Roma che Roccella deve scendere. Quindi è inutile che fanno qualche signore da Roma dice ma non è vero, ma è così, è così, perché è la realtà e noi abbiamo le immagini e stasera, domani si verranno anche questi di oggi, dove ancora una volta viene confermato che Roccella deve scendere. Quindi su questo, ripeto ancora una volta, spero che la società ritiri la squadra dal campionato.